ci tenevo particolarmente a essere qua. Sono stato a Nisi da qualche mese fa come parlamentare europeo, poi da una vita mi occupo di tematiche della legalità e della cosiddetta devianza. Io vi confesso, sono arrivato a 43 anni, quando mi dicono quello è normale, quello è deviato, quello è esaurito, sono categorie che mi fanno molto riflettere. C'è un grande scrittore napoletano che si chiama Domenico Starnone che parla di normale devianza. Oggi i normali sono diventati deviati, i deviati sono diventati normali. Io quello che so è che il comune che ho l'onore di guidare e quindi ancor prima come uomo e come cittadino, io starò sempre vicino a queste iniziative. Quando venni a Nisi da qualche mese fa mi colpì un ragazzo che disse nell'incontro che avemmo: io sogno e voglio che Nisida possa diventare la culla della legalità. Nessuno nasce delinquente. Chiunque ha responsabilità politiche e istituzionali, anche chi fa parte della società civile, si deve interrogare ogni giorno se ha fatto abbastanza per creare delle alternative affinché i nostri figli non commettano errori o addirittura commettano reati. In questa città noi dobbiamo fare tantissimo, tutti. Ovviamente chi sta in prima linea lo deve fare ancora di più, ma tutti lo dobbiamo fare per creare le condizioni affinché non si commettano reati e non si sbagli. Le condizioni quali sono? Se pensiamo alla grande criminalità, il primo impegno è quello di definitivamente interrompere qualsiasi tipo di rapporto tra la criminalità organizzata e la politica, tra la criminalità organizzata e le istituzioni, tra la criminalità organizzata e l'economia. Se non togliamo questa linfa, noi non lo sconfiggeremo mai. Se pensiamo ad altri aspetti, c'è la rivoluzione culturale di cui parlava Giovanni Falcone, che diceva che per sconfiggere le mafie c'è bisogno di rivoluzione culturale. Rivoluzione culturale significa quindi creare una grande mobilitazione in tutta la società civile e cominciare a interrogarci sui modelli. Conta essere o avere? Conta la dignità o conta apparire? Conta guardarsi allo specchio senza vergognarsi o conta avere il telefonino di ultima generazione, allora magari commettere un reato perché bisogna avere l'ultimo telefonino. Invece no, noi dobbiamo educare che è molto più importante seguire i percorsi della legalità. E da questo punto di vista il sindaco lo fa moltissimo. Io già l'ho detto, una cosa sulla quale già stiamo lavorando, ci sono tanti progetti, tante cose importanti, l'importanza delle risorse economiche, ma non sono l'unica cosa. Faccio un esempio. Noi abbiamo tantissimi immobili del comune che non sono ben utilizzati. Io ho preso l'impegno che una parte di questi immobili immediatamente li destineremo a questa città, a cooperative, associazioni, fondazioni, istituzioni per fare laboratori teatrali, culturali, sociali, luoghi della musica. Noi dobbiamo creare delle alternative ai ragazzi, ma non tanto di stare in mezzo alla strada, perché stare in mezzo alla strada è anche bello. Napoli è diventata famosa anche perché si giocava in mezzo alla strada a pallone, ma in mezzo alla strada intendo un altro modo. Cioè il fatto che tu vieni attratto da chi ti offre 1.500 euro, 2.000 euro per portare la droga all'altra, da una piazza, da un quartiere all'altro. Allora questa è una città che ha tutte le potenzialità per creare alternative. Sono molto contento che imprenditori, industriali, giovani, puntino sul microcredito. Il Comune di Napoli punterà molto sul microcredito. Sono anche molto d'accordo che si può coniugare impresa con interesse pubblico, impresa con bene comune. Non è vero che ogni volta che c'è profitto significa fare esclusivamente interessi privati. Ecco perché Napoli va liberata anche da questo punto di vista e nell'ambito di cornici di legalità noi dobbiamo consentire a chi vuole lo sviluppo economico effettivo di questa città lo possa fare nelle condizioni, nelle cornici di legalità e di trasparenza. E su questo anche creeremo dei punti ovviamente d'incontro. Io sono quindi molto contento di essere stato qua. Un saluto lo voglio dare soprattutto non solo a chi ha vinto questo premio, ricordando subito che chi arriva primo non vuol dire che chi arriva secondo, arriva terzo, chi arriva quarto è meno bravo, ma il fatto è che quando c'è una gara bisogna premiare qualcuno. Invece è molto importante il messaggio, e tra l'altro io porto nel mio ricordo e anche nel mio cuore quello che ho visto nei mesi scorsi a Nisida, come ho visto in tante altre realtà difficili. E chiudo dicendo, visto che sono stato stimolato sulle politiche sociali, ma non c'è dubbio che noi dobbiamo investire sempre di più nelle politiche sociali, altrimenti diventiamo la città del paradosso, la città che ha creato, mi auguro non accadrà più nel futuro, depressione, devianza, sfiducia e difficoltà, e poi taglia le risorse proprio a quei luoghi che servono per stare vicino
a chi si trova ai margini della società. Io voglio che in questa città ci sia meno disuguaglianza, ci sia più solidarietà e ci siano soprattutto più alternative per i giovani. Io l'ho detto in campagna elettorale, forse il messaggio è passato anche in territori difficili: non rimanete sempre al guinzaglio di chi vi dice hai bisogno di me per il lavoro, hai bisogno di me per un tozzo di pane, hai bisogno di me per andare avanti. Noi dobbiamo liberare questa città e creare le condizioni perché il lavoro sia un diritto, come dice l'articolo 1 della Costituzione, e non un privilegio che ti concede, che è il potere. Questo è un impegno di tutti, del comune, dell'unione industriale, delle istituzioni, della politica tutta, al di là delle appartenenze, perché credo che tutti amiamo Napoli, tutti amiamo questa città e nessuno di noi vuole che i figli delle nostre famiglie possano correre il rischio di passare anni della loro vita in un istituto penale minorile o in un carcere per maggiorenni. Grazie.